Ma essendo la terza partita in, diciamo, in 7 giorni, qualche piccolo problema c'è, perché è conseguenza di queste due gare giocate, però complessivamente diciamo che stanno tutti bene. Poi è chiaro che chi non ha giocato sta ancora meglio perché è più fresco, comunque di giocatori che non hanno giocato ce ne sono parecchi. Complessivamente bene, chiaro che, ripeto, dopo due partite in 4 giorni si fa un po' fatica a recuperare, però quello che vale per noi vale anche per gli altri, quindi da questo punto di vista c'è assoluta parità di condizioni. Mister, buongiorno, immagino che insomma lei si confronta quotidianamente con il DS e col Presidente, insomma cosa vi siete detti in questi giorni, visto insomma quello che è successo, no? Questi passi falsi, questa vetta che si allontana, anche se magari sarà presto, però è evidente che c'è qualcosa che non va, i tanti gol presi. Cosa vi siete detti, che segnale ha tratto da questi confronti che avete avuto? Ma guardi, col presidente e col direttore parliamo sempre e chiaramente parliamo di argomenti che riguardano il progetto, e quindi si parla esclusivamente di calcio, non è che si può andare a riferire all'esterno quello che abbiamo detto, ma c'è unità di intenti, questo sì, c'è un obiettivo comune che poi deve essere trasferito alla squadra. Non siamo né alla deriva e neanche siamo al De Profundis, questa non è una squadra che sta male, questa è una squadra che ha regalato con continuità alcune situazioni, ma non è una squadra che sta male, e quindi io non sono preoccupato, deluso sì, incazzato sì per le cose che facciamo, amareggiato sì, ma non sono preoccupato perché non abbiamo grandi problemi da risolvere per cui ci vuole tanto tempo, basta poco. È chiaro che siamo in un momento particolare, è chiaro che la posizione di classifica non è quella che ci aspettavamo, è chiaro che abbiamo lasciato punti per strada, è chiaro che siamo tutti responsabili, io per primo, perché io non mi sottraggo assolutamente alle mie responsabilità, ma non sono preoccupato perché di grandi problemi non abbiamo, non ne abbiamo. I grandi problemi sono quelli che ho detto prima, ci vuole tanto tempo per risolvere. Una squadra che non ha un'identità, una squadra che non ha una simbiosi, un'unione, questo è pure un ottimo gruppo dal punto di vista dell'attaccamento al lavoro, poi chi più chi meno, perché non tutti hanno lo stesso equilibrio mentale, la stessa maturità, ma questa è la squadra che ha un proprio io, e questo è molto importante, e quindi fisicamente stiamo bene, limitatamente poi in questo momento alla terza partita che andremo a fare domani, quindi non sono preoccupato, incazzato, amareggiato sì, mi prendo le responsabilità, certo che sì, ma ci mancherebbe altro, in primissima persona, però non siamo nella fossa. Ci sono gli errori tattici che non si devono commettere, perché sono dei principi che sono consolidati. Quando si commette un errore tattico di lettura, di interpretazione, è grave, perché su quelle cose ci lavoriamo in allenamento, per cui dovrebbe la soluzione al momento il giocatore la dovrebbe avere. Invece non è un problema di attenzione, cioè, ci sono errori, commettiamo errori in cui non sempre siamo perentori, ed è chiaro che poi quando ci difendiamo lo dobbiamo fare tutti insieme e lo dobbiamo fare anche meglio, così come quando ci proponiamo il contributo all'azione offensiva, fermo restando alcuni equilibri che sono imprescindibili, il contributo all'azione offensiva lo dobbiamo dare tutti, ripeto, fermo restando alcuni equilibri, è soltanto la lettura di alcune situazioni, è un po' di cattiveria in più. Cattiveria non significa rompere le gambe all'avversario, perché non parlerei mai di condotta eticamente antisportiva, non esiste, però se l'avversario è attaccato alla linea laterale l'azione si fa finire, ecco, non abbiamo questa percezione in alcuni momenti e che purtroppo paghiamo pesantemente, perché poi il resto è sempre molto competitivo, al di là del secondo tempo, della gara di domenica, è sempre molto competitivo anche con queste squadre che ci stanno davanti, siamo competitivi, e quindi ripeto, io non sono preoccupato, ma incazzato sì, quello è diverso. Tornando alla situazione della squadra in vista della trasferta di domani, c'è qualche giocatore che la preoccupa un po' come condizione o chi deve rientrare? Un po' Drudi e un po' Ingrosso.
sono quelli che danno qualche problematica allo stato attuale. Gli altri complessivamente stanno bene. Beh, è chiaro che ad esempio c'è Ferrari, piccoli fastidi, lui ha fatto due partite in 4 giorni, li ha fatti anche ad alto livello, correndo anche tanto. O De Marchi che ha chiesto il cambio, però sono tutte situazioni che abbiamo recuperato. Le uniche due preoccupazioni sono legate a quei due nominativi. Chiaramente con la squalifica di Giannis potrebbe essere emergenza difesa? Oppure i Rudy e Ingrosso stringeranno i denti e Mi possono... danno qualche piccolo pensiero a oggi, quindi vedremo domani, ma le soluzioni in ogni caso le dobbiamo trovare e dobbiamo trovare le soluzioni proficue. Cioè, se ce l'hai un giocatore bene, se non ce l'hai non è che ci dobbiamo fasciare la testa e neanche cercare scusanti perché non c'era quella assenza. Non mi sono mai lamentato di questo. Vedremo, vedremo, valuteremo fino all'ultimo momento. Quindi sono in dubbio, diciamo così. Questi sono quelli che sono fuori contesto, sono perché non sono convocati, sono nell'ANES, vabbè, a parte Chiarella, eccetera, e poi non ci sono neanche Valdifiori e Galano. Ah, non convocati No. Valdifiori per scelta sua. Per scelta mia, non stanno bene. Ok. Ma non intendevo, non sono, stanno male fisicamente, non hanno avuto Non infortuni. stanno bene, infortuni no, ma non stanno bene, che ne so, cioè, delle problematiche di salute, ecco. Mal di testa, cervicale, mal di schiena, Quello che ha anche detto con prima, fatti a... l'impatto mentale da parte di tu, non di tutti, quello che ha detto prima sull'unità del gruppo. No, non è questo, io non, qua non c'è nessuno che rema contro. Sto dicendo, nel caso di loro due, c'hanno delle problematiche, non sono né muscolari né articolari, sono delle problematiche, diciamo, fisiche. Adesso, per un fatto di privacy, non è che possiamo andare nel dettaglio, non stanno benissimo, ecco. Ok, comunque Drudi Ingrosso convocati. Sì, quelli sì. Poi vedremo domani. Mister, il Siena, per ora, insomma, una squadra che si è dimostrata abbastanza solida difensivamente, però insomma qualche problemino nelle ultime partite hanno avuto anche loro. È una gara, insomma, di spessore, no? Cioè, si È una confrontano gara di due dei massimi spessore, della certo. categoria. Al di là dei problemini, noi dobbiamo pensare ai nostri perché non abbiamo di sicuro il tempo di giudicare quelli degli altri, non mi permetterei mai. È una squadra di spessore, una squadra che ha cominciato non benissimo come noi soprattutto nell'ultimo periodo perché avevamo cominciato anche diversamente, ma abbiamolo, il tempo, le condizioni, le possibilità di recuperare. Quindi loro sono una squadra consistente, importante, perché hanno giocatori importanti, non sono in un bel momento, vabbè, ci andiamo a giocare la partita, vi ripeto. Posso dire poco, se non quello che ho detto, del Siena. Mister, si può dire che alla luce, insomma, di quello che è successo ora, l'obiettivo principale è ricaricarsi e riprendere un percorso di crescita che sembrava avviato nel mese di agosto e di settembre, che sembra essersi arrestato, però non deve esserci ora neanche l'assedio del primo posto, perché altrimenti qui, insomma, c'è da essere invece la preoccupazione di riprendere un percorso di crescita, penso, che Ma ha sia ragione, ma importante. io primo posto. Cioè per mentalità, giocando mi piace provare a vincere le partite, ma senza per questo andare a perdere equilibri, eccetera. Quindi primo posto, in questi campionati noi dobbiamo pensare a fare bene le gare, tutte, una per una. E poi siccome di tempo ce n'è e siccome questa è una squadra che ha comunque dei valori, gli equilibri li troveremo, di questo ne sono sicuro, questa è una squadra competitiva. E basta poco per invertire la tendenza. Il secondo tempo della partita col Modena, per alcuni motivi, diventa difficile anche sul piano psicologico perché non è una gara che tu devi rincorrere il risultato. Sono tante gare in cui a noi ci capita di avere questa condizione emotiva che ti fa spendere di più, che ti svuota anche energie oltre che fisiche. Che fortunatamente ne abbiamo tante, anche psichiche, e quindi psicologiche, e questo è il problema che noi dobbiamo risolvere. Però ci abbiamo idee, ci abbiamo qualità, ci abbiamo possibilità di giocare e di confrontarci. Alcune cose le dobbiamo totalmente eliminare, ma io sono sicuro che spariranno, con un po' più di tranquillità anche. Cosa che avevo detto anche dopo Chiavari, per la prima volta, poi non sono cambiate le cose, il gol abbiamo continuato a prenderli, però per la prima volta mi ero accorto a Chiavari di alcune insicurezze, che vuol dire se arriva una palla,
qualcuno in questo momento è un meno tranquillo. Invece ci si deve attaccare ai principi, ai criteri di gioco, quelli sono fondamentali. Quando sei in difficoltà, siccome ne abbiamo di idee da applicare in campo, di principi da applicare in campo, loro devono stare tranquilli, determinati, sicuri, concentrati, ci mancherebbe altro, perché poi ci abbiamo anche spessore e nelle difficoltà ti attacchi ai principi di gioco. Poi io lo posso capire che in questo momento invece che giocare la palla, una palla perché non sei tanto tranquillo, che si potrebbe giocare la allontani, ma va bene così, l'importante è non concedere un centimetro all'avversario, ecco, questo è lo spirito. Io per chiudere volevo chiedere due cose, mister. La prima, sempre su questa situazione che le ha parlato, che ha visto a Chiavari delle problemi di insicurezza, diciamo così, di paura di qualche di giocatore, dal punto di vista tattico invece, sulla fase di non possesso, complessa fase difensiva, vede delle incongruenze rispetto a quello che lei prepara in allenamento, o i gol subiti sono frutto di errori individuali? Prima domanda, la seconda... Sono frutto di cattive interpretazioni, di letture sbagliate di alcune situazioni. Sono frutto di quello, perché poi l'errore individuale è accettabile. Cioè, se un difensore interviene, se un giocatore interviene sulla linea di porta e invece di rinviare fa autorete, è un errore tecnico, ci può stare. Perché... Ma come no, può capitare a chiunque, è capitato anche ai campioni del mondo. Non è quello, è l'interpretazione di alcune cose. Poi in alcuni momenti diamo alcuni vantaggi, faccio degli esempi, vi ricordate un paio di volte Sita, è capitato anche a Clemenza, partita col Modena nel primo tempo, loro fanno densità 4+3, poi le due mezze ali vengono a fare quinto e sesto uomo, facciamo delle percussioni laterali, invece di fare scelte semplici e mettere la palla dentro. Zito un paio di volte l'ha fatto, è andato a puntare la linea difensiva orizzontale e quindi andando a giocare contro il muro difensivo loro, e ha consegnato la palla su un passaggio sbagliato all'avversario sui piedi. Abbiamo subito una transizione lì, si è andata a rivedere questo per spiegare il concetto. Ed è normale in alcuni momenti che se subisci una transizione dando la palla al piede all'avversario, l'avversario ti possa fare 20 metri verso la tua linea difensiva, che scappa, rincula, chiude, indietreggia nell'imbuto. Non diamo mai possibilità importanti in quelle situazioni. Pur facendo scelte sbagliate, tecniche, dal possesso al non possesso, in quelle situazioni andate a rivedere tutte le partite. Siamo sempre compatti, allineati, chiudiamo subito i primi passaggi perché siamo addestrati a porre rimedio anche a quelle situazioni. La stranezza è che queste cose qui le facciamo quando siamo schierati e sono cattive interpretazioni, letture non adeguate. L'ultima da parte mia, sempre in riferimento a quello che ha detto prima della valutazione di Drudi e Ingrosso prima del fischio d'inizio, chi è che potrebbe fare il centrale che nella rosa non è un difensore? Guardi, per precauzione abbiamo convocato Sacco e visto che non c'è il Lanes c'è Veroli e quindi vedremo domani, valuteremo, ma non sono preoccupato, ve lo giuro, vedremo, cioè, perché comunque Veroli è un giocatore che forse voi non conoscete bene, quindi, ma Veroli può fare anche la difesa 2 o solo un centro-sinistra? Veroli può fare tutto, anche la Veroli a 4 può fare il terzino a sinistra, può fare il centrale a sinistra. Se ne hai due soli di centrale e sono due mancini, uno dei due andrà a giocare a destra, ma le domando io un piccolo dettaglio, sa perché? Perché un sinistro che gioca a destra, ogni volta che l'azione gli viene dalla parte opposta, si ritrova a chiudere più facilmente col sinistro, quindi è solo nello sviluppo, nella proposta di gioco che... Chiedevo se magari qualche centrocampista era adattabile nel caso di emergenza. Non c'è nessun centrocampista che può andare a fare il ruolo di difensore centrale. Non sono né addestrati, neanche hanno le attitudini. Poi non si inventa, a me non piace inventare dall'oggi al domani una situazione che sono particolari. Proprio l'ultima e chiudo, Max. Nel caso di super emergenza, lei è... Con Veroli, secondo lei, è più equilibrata una squadra con Cancellotti e Frascatore e Veroli, quindi difesa 3, o è più equilibrata con la difesa 2 in caso di super emergenza? Se mi può rispondere. Se lei si fa il conto nel caso in cui, ma io mi auguro di no, non ci dovesse essere Ingrosso e Drudi, non è che di difensori ne rimangono tanti, quindi si faccia un po' il conto lei. Fino a 4. Può
fare anche la difesa a 3 con Cancellotti e lo giochiamo un po' e lo stabilisca lei, non lo so, non lo so, adesso io spero che possano esserci Drudi e Ingrassi. Ma solo nel caso come più equilibrata. Comunque in mezzo al campo, le dico, in mezzo al campo hanno recuperato tutti, Pompetti sta bene, Muscia sta bene, Rizzo sta bene, ha fatto una settimana di lavoro completa, quindi vedremo. Posto.